Zombie apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, anzi buon pomeriggio, perché non so quando caricherò questo video, spero presto. Allora, questo è un video che criccio appunto per parlare un po' con voi e niente, come state? Spero bene. Tutta la mattina ero fuori casa e mi vedete di nuovo con un altro abbigliamento perché ho fatto un altro abbigliamento. E niente, quindi spero che questo video vi piaccia. Se è così, appunto, mettete un bel like e un commento qua sotto e iscrivetevi, perché per me è importante anche le iscrizioni e soprattutto anche il commento, prima di tutto. Se vi va, condividete e perché no, seguitemi sul mio profilo Instagram come youtuber trattino basso Melania 8, youtuber Melania 8, appunto. E niente, se volete mettete un like, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Niente, allora, ragazze mie, dunque, io oggi sono stata quasi tutto il giorno fuori casa, appunto, perché dovevo andare dal medico e finalmente oggi sono andata dal medico dopo un bel po' di tempo. Sono andata prima quella volta che mi avete visto in video, il martedì, e poi sono riandata oggi perché ho finito la cura per denti. Ma l'ho ripresa stamattina la cura, perché l'ho ritornata a fare la cura perché non mi si è sgonfiato per niente. Come vedete qua sono ancora gonfia, quindi vabbè, lasciamo perdere. Quindi non lo so perché sono così gonfia, forse ancora devo far passare tutta l'infiammazione che ho. Mi è stato detto sotto un video se è un ascesso. Sarà un ascesso sicuramente, ma non lo so. Non mi fa molto male, però voglio evitare di pensarci, perché più ci penso peggio è, quindi evito di pensarci e mi distro facendo video e facendo altre cose in casa. Niente ragazze, e voi come ve la passate? Io sto bene, a parte che questo malessere che ho lo sto evitando a tutti i costi, lo sto evitando per dire che se ci penso appunto sto male, quindi preferisco non pensarci. E per quanto riguarda le altre cose mi sto dedicando a altro, oltre a fare i video, perché allora ribadisco, non ho sempre tempo per fare i video, ma quando ce l'ho mi ritaglio un pezzettino di tempo per me, per fare questi belletti video che clicci. Quando arriveranno i video di trucco non lo so ragazze, perché in questo periodo non riesco a fare video di trucco perché boh, forse mi ci vuole di arrivare alla primavera o all'estate, ma l'estate sappiamo bene che si trucca d'estate, preferiamo stare belle fresche d'estate, tutto quello a patacone. Oddio mio, io mi vedo bella gonfia da questa parte, vedete? Sì, sono bella gonfia ancora, vabbè. Lasciamo perdere che è meglio. Intanto se voi mi dovete questa questo balsamo labbra che non so il nome, e vabbè, voi lo vedete all'incontrario, ma in realtà si chiama Labbro Sun SPF scusate, mi stava partendo un signozzo, non pensate male, un signozzo è blu. 12 mesi di pau per 5,5 mm di prodotto e difende le labbra appunto dal freddo, vedete, defense, anzi si legge scritto defense e si legge defense, vedete, Labbro Sun, questo è Labbro Sun. Niente, per non farla troppo lunga adesso mi metto un po' di burro cacao, che ne ho bisogno, l'ho messo prima, me lo voglio rimettere adesso mentre sto registrando in diretta il video con voi. E niente, eccolo qua, questo è il mio burro cacao, lo metto qua, questa scatola qua sta cadendo, questa del Galaxy, quindi lo metto di qua e non cade più, almeno spero. E niente, l'altro giorno è venuta la mia sostegno psicologico, la mia educatrice,
e mi ha portato un foglio, anzi mi ha fatto un foglio dove scriveva tutti questi conticini matematici, perché io in matematica non sono per niente brava, devo dire la verità, però vabbè, chi se ne frega, non siamo nati imparati, però vedete questi calcoli che ho fatto, eccoli qua, però tanto ce l'ho fatta, la cosina la sto bazzicando, che sto dicendo? No, insomma, qualche cosina la sto capendo in matematica, non più di tanto, però non più di tanto, ma che dici, mi la, vabbè, sì, sto piano sto cercando di capire come funziona la matematica e ci sto arrivando nonostante ho 34 anni, lasciamo perdere. La matematica non è un'opinione per me, ma lo deve essere per forza, perché senza la matematica si è fregati completamente, almeno qualcosa di matematica bisogna saperla, se no con cosa vai a sapere quanto acquisti e quanto spendi? Quanto acquisti e quanto spendi è la stessa cosa? Sì, devo dire sì, credo di sì. Quanto spendi? Devi saperlo sempre quanto spendi. E quindi quanto spendo io dovrò saperlo sempre e come e quando, certo. E niente, ragazze. Oggi mi ho messo come stivali, ve li faccio vedere così. Uno solo, comunque vedete, sono belli mangiucchiati. Perché io li uso stra in continuazione, vedete? Questi miei stivaletti che adoro, sì, mi piacciono da morire, hanno questa specie di peluscino, vedete? Già. Poi qua cosa c'ho? Le scarpe della Nike, aspettate un secondo, le scarpe della Nike, vedete che belle che sono? Già. Sono un po' consumate, però mi piacciono lo stesso. Eccoli qua, le scarpe. Non fate caso al mio ghiaccio che tra poco le metto, tra poco. Quando ne avrò voglia, tolgo lo smalto e ne metto uno bello rosso. Già, vedete? Bello, vero? Queste scarpine della Nike. Fatta per passeggiare, ginnastica, quello che volete voi. Però mi piace tanto. E nulla, come crema piedi invece sto utilizzando questa qui come crema piedi, una lozione corpo che però la sto utilizzando per i piedi, se non ho capito male, vedete, perché io per utilizzarla per altro non mi fido. L'ho presa da Look Fantastic l'ultima volta che ci ho acquistato e mi ci sto trovando piuttosto bene, già. E niente, e quindi che dire, allora questo è il mio outfit, come fatemi a vedere, perché oggi non ho messo un altro. Allora qui ho i miei, come dire, i miei leggings, non so se si possono percepire, ecco qua, vedete, ecco i miei leggings, e qui ho la mia maglia. Ho la maglia che, ecco qua, vedete, e poi qua ho questa giacca che mi ho messo l'altro giorno, come oggi per andare, no, aspettate, l'altro giorno mi ho messo questo giacco, oggi mi ho messo un cappotto bello abbondante per non avere freddo, che tra l'altro è una taglia americana, se non erro, non mi ricordo che taglia sia, però, è bello grosso, bello coprente, bello abbondante non direi, però una cosa che mi arriva fino a qua, vedete, fino a qua mi arriva più o meno, no, fino a qui, e mi sta veramente molto bene, già. Poi c'è il cappuccio, la sua pellicciotta, e mi fa un caldo dentro la testa e sul collo che mi fa, è stupendo, meraviglioso, ed è un grigio perlato barra grigio topo, non saprei descrivervi meglio, però mi piace da morire, è molto bello, già. E come borsa ve lo faccio rivedere oggi, no, sto parlando di questo cappotto, sto parlando di un altro, ragazze, preso a Maddalena, ma come borsa è sempre la stessa, vedete questa, che poi ne ho un'altra che è di là ma non la sto ancora sfruttando. E ve lo faccio vedere un attimo, torno subito, aspettate un secondo o vi porto con me, no, non lo so, non so se portarvi con voi, no, qua chiudo, aspettate un secondo, eccomi qua. Allora questa era la borsa
che vi dicevo, questa è la borsettina. Non è bellissima, ma a me piace. Sinceramente, a me non la fa impazzire. Diciamo, questa perdi tutto oppure direttamente. Ma che perdo, non perdo niente. Basta che faccio così, guardate. Faccio così o la chiudo direttamente. Vedete che la chiudo? E faccio così. Aspettate un secondo, allora andate via. No, dov'è il gancio? Qui sì, ah, qui è già sopra concia. Vabbè, comunque ci siamo capiti. La metto al braccio, come suol dire, no, braccio no, però la metto così e sono a posto. Ah, sì, volevo far vedere, aspettate che la riscollego di nuovo, ovvero la, non riscollego, la, come si dice là? Vabbè, la rislaccio. E qua dentro c'è questa. Vabbè, adesso è vuota, come potete vedere, non so se si capisce che è vuota. Sì, è vuota, vedete che è vuota. Vabbè, non si vede, comunque. È vuota e poi questa è la sua pochettina dove mettere tutti i documenti, o perché no, un portafoglio, il cellulare, qualsiasi cellulare voi abbiate. E qua dentro, ecco qua, che non c'è niente però. Volendo, no. Vabbè, adesso l'ho svuotata da un bel pezzo, da un bel po', però era tanto che l'ho svuotata. Dopo dentro ci potete mettere il mondo, chiave di casa, tutto. E dentro, in quest'altra, potete metterci anche le cose per se a voi andate a lavorare, perché dubito che non abbiate lavoro, però se voi andate a lavorare potete mettervi il pranzo qua dentro, o, ma vabbè, sto dicendo la fesseria, però la verità, chi va a lavorare con una bella borsa ci può mettere dentro, come questa borsa qui, il portafoglio, il cellulare, le chiavi di casa, della macchina che volete voi, l'agenda, qualsiasi cosa, anche l'ombrello se sta piovendo, tutto quello che vi può appartenere dei vostri documenti, i vostri effetti personali. Tipo l'agenda, il cellulare, la penna, tutto quello che vi serve a voi per andare in ufficio, qualsiasi buon lavoro facciate o fate, qualsiasi cosa voi fate, poteteci metterci, potete, scusate, potete metterci quello che voi più avete bisogno, anche dal beauty, dal beauty per le vostre effetti personali, qualsiasi cosa. Non so adesso che cosa voi usiate, ma anzi, io lo so perché anni fa un lavoro ce l'avevo, solo che purtroppo, anzi, per mia fortuna adesso, siccome con la mia patologia non posso lavorare, e quindi sono pensionata, devo anche dire, e quindi per questa cosa qui lavoro da casa, un modo di dire che sono pensionata invalida pensionata. E per questa cosa faccio io? Sto in casa, faccio la casalinga, però intanto dall'alto, ovvero dallo Stato, potrei dire la verità, come se avessi uno stipendio, adesso non dico quanto, però si dà il caso che fanno la casalinga tra YouTube e casalinga, uscire alla spesa, quello, quell'altro. Il mio passatempo è sempre il trucco, non ho solo YouTube come passatempo, però se voglio mettermi a ballare, se voglio, vabbè, ballare non ballo più perché ormai con le ginocchia che c'ho ne proprio lasciamo perdere, però vi dicevo, questa borsa, chiunque voglia utilizzarla, adesso io questa utilizzo ogni tanto, non sempre, però ora la metto via che è meglio, che la sto preventivando e poi dà fastidio. Quindi questa borsa io la utilizzo per qualsiasi cosa, o per uscire alla spesa, ma non sempre, o per fare una passeggiata videoblog, o anche perché se no per uscire fuori e essere più elegante, ma se no anche per essere più elegante utilizzo questa borsa qua, vedete? Questa, ed è bellissima, non ci trovo nulla di male a utilizzare quella. Vabbè, adesso c'ho le pantofole, che non mi sembra il caso far vedere, però sono le Dr. Scholl. Aspettate, ve le faccio vedere così. Vedete? Cioè, queste sono le mie Dr. Scholl, che sono un po' mezze consumate, ma chi se ne. Alla fine siamo tra donne, se ci vuoi che maschietto, pazienza. Però, anzi, benvenuta ai maschietti, ci sono.
Però queste pantofoline sono molto comode, sono comode e mi fanno stare molto bene, anche soprattutto per i piedi che ogni tanto mi fanno male. Questi danno, so, danno, danno, sì, che danno il fanno sì che ho un comfort pazzesco. Non so voi, ma io ho delle scarpe, scarpettine, ovvero pantofole molto molto belle, 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 ma più che belle sono comode, dai, cosa devo dire di più? E per quanto riguarda invece quello che ho appena detto, sì, è vero, sono una confezionata invalida. Non vi dico che percentuale ho, perché già l'ho detto in un altro video, se non l'ho detto non lo dico di certo adesso, però sono anche in cura da una dottoressa, perché con le mie percentualità tra stomaco, schiena, ginocchio, più ne ha più ne metta, e la psiche mia, mi tocca per forza di cosa a curarmi da una parte all'altra. Più c'ho il dente che mi sta facendo impazzire. Non ho dolore, ma ogni tanto mi fa. Quando mi poggio, mi devo dormire, non si può sentire. Mi devo addormentare da questa parte, perché se no so cavoli, vedo le stelle. E quindi niente, ragazze, io devo stare cercando di stare più comoda possibile quando dormo, quando mi addormento. E tutto quanto, cosa devo dirvi? Che infatti non è facile quello che sto passando con questo dente. Tra poco devo andare anche al maxillofacciale, ma prima però devo guarire, devo togliere questo gonfioraccio, questo gonfiore del cavolo che ho. E niente, ragazze, questo era tutto, e penso che possa bastare il video, perché non voglio farlo durare troppo. Ho paura di annoiarvi, non più che paura di annoiarvi, più che altro non voglio annoiarvi troppo, quindi video aperta e chiusa parentesi, vi saluto ragazze, quindi ci vediamo al prossimo video, non sarà questo, non sarà video trucco, non so, magari un tag, può darsi anche video trucco, lo vedrò sperimentando che video voglio fare, cercherò qualche idea su YouTube di che cosa voglio fare. E noi ci si becca al prossimo video. Quanti video ho fatto adesso finora? Non lo so. Però comunque, ciao. Metto like, mettetemi like di supporto, che è importante per il canale, per aiutarmi a crescere. Attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al canale YouTube. E commentate qua sotto se volete seguirmi anche su Instagram come youtuber, Melania_Basso8. E ciao. Un bacio al prossimo video. Ciao.